Questo tunnel segreto conduce alla tomba perduta di Cleopatra? Sebbene la regina del Nilo sia una delle donne più famose della storia, il suo luogo di riposo finale è rimasto irrintracciabile per secoli. Ma ora la marea archeologica si è ribaltata e forse siamo sul punto di fare una delle scoperte più sensazionali di tutti i tempi. Dobbiamo ringraziare Kathleen Martinez, l'archeologa autodidatta della Repubblica Dominicana, ha individuato la tomba di Cleopatra non nella sua città natale, Alessandria, ma in un cavò nascosto nelle profondità di un mistico complesso templare. Se cerchi su Google Kathleen Martinez potresti rimanere sorpreso nel vedere che è ufficialmente indicata come avvocato, e non è un errore. Infatti, la laureata in legge non ha affatto una formazione da archeologa. Tuttavia, la dominicana, nata nel 1966, sta dedicando da tempo la sua vita professionale alla ricerca della tomba perduta di Cleopatra. La colpa è ancora una volta della biblioteca privata di suo padre, Fausto, e di un aspro dibattito che risale al 1990. Secondo la storia, l'allora 24enne stava cercando una copia di Antonio e Cleopatra di Shakespeare nella casa dei suoi genitori. Tuttavia suo padre, anche lui studioso di diritto, non ci mise molto a giudicare l'ultimo faraone. Era stata una ragazza di piacere, una prostituta che si era lanciata verso gli uomini più influenti del suo tempo per assicurarsi la sua posizione di potere. Kathleen si arrabbiò per questa accusa perché riteneva che l'immagine poco favorevole di Cleopatra, che era stata tramandata, si basasse ancora sulla propaganda romana di 2000 anni prima. L'acceso dibattito che si scatenò tra padre e figlia si calmò solo dopo qualche ora, e da quel momento in poi Kathleen ebbe un solo obiettivo. Voleva scoprire il più possibile su Cleopatra per scoprire la vera persona dietro il mito. E mentre la giovane donna sfogliava un libro dopo l'altro, si rese subito conto che i romani volevano ritrarre la sovrana come una tiranna decadente e libertina, nel peggiore dei casi, e come un'astuta politica nel migliore. Ma un altro fatto insospettì Kathleen. Per quante fonti abbia consultato, non riuscì a trovare una sola riga sugli spostamenti del faraone dopo la sua morte. Ciò che trovò, invece, furono le righe antiche che elogiavano il carisma della sovrana, e non certo la sua bellezza ammaliante. Lo storico greco Plutarco, ad esempio, scrisse che questa bellezza non era quella che stupisce l'osservatore. Piuttosto, era il modo in cui le persone interagivano con Cleopatra ad affascinarle. Il suo aspetto e la sua persuasività nella conversazione. Ma che si tratti del suo aspetto, del suo fascino o di un mix di entrambi, il punto fondamentale è che Cleopatra riuscì a conquistare il cuore di due potenti romani, Giulio Cesare, da cui ebbe un figlio, e Marco Antonio, che fu suo marito per oltre 10 anni e da cui ebbe altri 3 figli. Dove fu sepolta Cleopatra? Dal punto di vista odierno, questa domanda sembra altrettanto sconcertante quanto le circostanze esatte della sua morte. Dopo che il suo amante Marco Antonio si tolse la vita, Cleopatra fu imprigionata dai romani. Probabilmente morì il 30 agosto dell'anno 30 a.C., ma non sappiamo cosa accadde realmente negli ultimi istanti della sua vita. Probabilmente avrai sentito parlare dell'inquietante contadino che apparve nel palazzo di Cleopatra e portò alla regina un cesto di fichi contenente un serpente velenoso. In effetti, si ritiene probabile che la sovrana si sia avvelenata, ma come abbia ingerito esattamente il veleno rimane per il momento un mistero del passato. Per quanto riguarda la successiva sepoltura, le fonti contemporanee affermano che Cleopatra fu sepolta accanto a Marco Antonio nel suo mausoleo. Ed è proprio qui che inizia il mistero storico. Nessuno sa dove si trovasse quel mausoleo. Poiché la futura reggente nacque ad Alessandria d'Egitto nel 69 a.C. e vi esalò l'ultimo respiro, i ricercatori hanno a lungo ipotizzato che fosse sepolta lì. In effetti, gli archeologi subacquei sono riusciti a identificare le parti sommerse di Alessandria e a creare una mappa sovraordinata delle aree in cui sorgevano i palazzi reali. Nonostante tutto questo, però, la tomba di Cleopatra e le tombe della sua famiglia rimangono come inghiottite dal terreno, e se Kathleen Martinez la pensa così, la cosa è tutt'altro che sorprendente. Dopotutto, i suoi colleghi hanno cercato per decenni nel posto sbagliato. La verità, è convinta Martinez, è che Cleopatra non fu affatto deposta ad Alessandria, ma a Taposiris Magna. Questo nuovo approccio porterà finalmente al successo?
Situata a circa 50 km da Alessandria, tra il Mar Mediterraneo e il lago Mareotis, Taposiris Magna era un'importante città portuale all'epoca di Cleopatra. La città era anche famosa per il suo vino e per i suoi sontuosi festival. Dopo un viaggio in Egitto nel 25 a.C., il geografo greco Strabone riferì di un grande evento pubblico che presumibilmente si teneva in onore del dio Osiride. Ora, tutto questo suona bene, ma cosa c'entra a questi punti con la tomba perduta di una regina leggendaria? Probabilmente è proprio questo che si è chiesto Zahi Hawass quando ha incontrato la Martinez per la prima volta e le ha concesso esattamente 2 minuti per esporre il suo punto di vista. Alla fine però l'ex segretario generale dell'autorità per le antichità egiziane e egittologo, non del tutto incontrastato, è rimasto più confuso che impressionato dalla presentazione dell'aspirante ricercatrice. Nonostante ciò, la Martinez ottenne il permesso di condurre ricerche in Egitto e intraprese un percorso che la condusse nel cuore archeologico di Taposiris Magna, che fino ad allora non era stato quasi mai esplorato. Ma i manufatti che sono stati riportati alla luce qui sono semplicemente mozzafiato. Gli esperti hanno recuperato centinaia di oggetti, tra cui ceramiche, monete, gioielli d'oro e teste di statue che probabilmente erano state distrutte dai primi cristiani. Ma non è tutto. Il team di Martinez ha portato alla luce anche molti manufatti e rovine contemporanee che dimostrano che il complesso di Taposiris Magna fungeva da tempio all'epoca di Cleopatra e dei faraoni greci. Alcuni reperti collegano addirittura il complesso direttamente alla famosissima faraona. Dal sito sono state infatti recuperate antiche monete con l'immagine di Cleopatra. I ricercatori hanno anche scoperto un'antica necropoli egizia e la particolarità delle sepolture, alcune mummie avevano lingue d'oro puro inserite nella bocca, non lascia dubbi sul fatto che qui fosse sepolta l'elite assoluta della società. Secondo Martinez, l'ultimo e decisivo indizio a favore della teoria della tomba è fornito dallo Zeitgeist religioso. Cleopatra era vista come la reincarnazione della dea Iside e indovina a quale divinità era dedicato il tempio di Taposiris Magna. Ma supponiamo che la Martinez abbia ragione con le sue teorie alternative. Che Cleopatra riposi davvero a Taposiris Magna e non ad Alessandria d'Egitto, come generalmente si crede. Come mai allora la sua tomba non è stata trovata molto tempo fa, ma è ancora nascosta? Perché non dobbiamo dimenticare una cosa. Kathleen Martinez sta facendo ricerche sul sito non solo da ieri, ma da ben 22 anni. Forse il colpo archeologico del secolo ha richiesto così tanto tempo perché la tomba non sarebbe mai stata trovata. Martinez ipotizza che i corpi di Cleopatra e Marco Antonio siano stati deliberatamente portati in un luogo segreto che i romani intorno a Ottaviano non avrebbero mai trovato. E chissà, forse il tunnel nascosto scoperto qualche anno fa a Taposiris Magna conduce direttamente a uno dei segreti meglio custoditi del passato. Questa meraviglia geometrica stupisce gli archeologi. Nel 2022 il team di Martinez ha scoperto un corridoio nascosto sotto il complesso templare che inizia 13 metri sotto la superficie e si estende per oltre 1,3 km attraverso l'arenaria dell'antica città egizia. La costruzione del tunnel presenta notevoli somiglianze con il tunnel di Eupalinos in Grecia, costruito nel VI secolo a.C. e considerato un ottimo esempio di ingegneria antica. Eppure c'è una piccola ma decisiva differenza tra le due strutture. Sappiamo che il tunnel di Eupalinos faceva parte di una grande conduttura idrica che riforniva la città di Samos di acqua fresca. Tuttavia, ancora oggi, a 2 anni dalla sua scoperta, non si sa dove porti il tunnel di Taposiris Magna. Quello che è certo però è che le misurazioni sismiche a Taposiris Magna hanno rivelato un'enorme camera sotterranea che può essere comodamente raggiunta attraverso un corridoio. Sfortunatamente Martinez si è trovata di fronte a un muro insormontabile di macerie e detriti dopo circa 30 metri e poiché il suo permesso di scavo era scaduto, non ha potuto far rimuovere la barriera nel tempo rimanente e andare a fondo del mistero del tunnel. Ma la prossima stagione di scavi arriverà sicuramente e con essa forse la scoperta archeologica più importante del XXI secolo. O forse no. Per completezza va detto che non tutti gli egittologi sono convinti della teoria della tomba di Martinez. Considerando che il regno di Cleopatra si concluse rapidamente, ci si chiede se la faraona avesse avuto abbastanza tempo per far costruire una tomba segreta.
La tesi di Taposiris Magna non può essere né provata né smentita, tuttavia non conosciamo nemmeno alcuna prova che Cleopatra abbia effettivamente cercato di nascondere la sua tomba o che volesse farlo. Inoltre, i reperti a lei associati non sono così significativi come si sostiene. In realtà, tali manufatti sono già stati trovati in molti luoghi dell'Egitto. Kathleen Martinez, tuttavia, rimane ferma nelle sue convinzioni. Se esiste anche solo un 1% di possibilità che Cleopatra sia stata sepolta a Taposiris Magna, è suo dovere individuare la tomba nascosta. Ora hai il 100% di possibilità di trovare il pulsante di iscrizione sotto il nostro video. Premi il pollice e iscriviti subito per non perdere mai più un nostro video emozionante. A presto!